ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Questa è l'ultimo appuntamento di The Witch Collection. Questi sono i prodotti per i capelli. Voi non potete immaginare che casino qua vicino, ma procediamo. Allora, partiamo dagli shampoo. Di shampoo ho ben due boccettoni da 500 ml. Questo è di Bio Family. Shampoo delicato con estratti di camomilla e calendula, certificato IAB Vegan OK. Questo boccettazzo qua da 500 ml. Poi ho un altro prodotto da 500 ml della marca Bio Lilium, cosmetica naturale ecobiologica, shampoo al melagrano e lampone, rinforza e rigenera, certificato ICEA. 500 ml di prodotto, come potete vedere è abbastanza liquidino, però mi ispirava tanto. Poi ho lo shampoo di Natura Verde Bio con estratto di lampone rivitalizzante per capelli danneggiati. Anche questo è un prodotto certificato ICEA. Poi di Io Bio Laboratorio Biologico lo shampoo alla camomilla e bardana. Anche questo è certificato IAB Vegan OK. Poi ho lo shampoo al karité di Equilibra, shampoo nutriente, questo è con burro di karité estratto di foglie di noce. Non è bio ma ha un buon inci. Come buon inci ce l'ha anche lo shampoo di Yves Rocher che mi piace sempre utilizzare. Poi di Antilis ho shampoo lavaggi frequenti con estratti biologici di lino e ortica, certificato IAB. Questo shampoo lo andrò a regalare a mia mamma. Poi ho lo shampoo lucidante di Alchemilla della nuova linea Care. Poi ho due shampoo della linea 11, ho il co-wash balsamo lavante micellare e shampoo crema micellare ristrutturante. Poi di Sobio ho ancora tre shampoo, ho quello al karité per capelli secchi e fragili, ho quello purificante alla verbena e ho quello fortificante al guaranà. Dai, mettilo a fuoco, bravissimo. Benissimo. Poi di La Vera mi è rimasto un shampoo, che a me gli shampoo di La Vera non piacciono, mi è rimasto shampoo protettivo per capelli colorati. Non ho i capelli colorati, ma credo che mi ispirava molto il colore e la confezione. Poi di Organic Shop ho la jojoba e orchidea. Di Urtecram ho lo shampoo alla rosa per i capelli normali. Poi di PH Bio ho due shampoo, uno al miglio e avena lavaggi frequenti e uno shampoo delicato camomilla e aloe vera. Poi ho di Bios lo shampoo concentrato nutriente alla calendola e semi di lino. Vedete com'è tutto strano. Di Propolia lo shampoo con il miele e bambù. Dai, eccolo qua. Di Omia ho il fisio shampoo biologico all'olio di macadamia. Poi di Natura Equa shampoo al baobab capelli secchi e trattati. E l'ultimo shampoo che è la new entry, lo shampoo all'arancia biologica e cocco di Sante. Come voi potete ben vedere di shampoo ne ho. Adesso vado a sistemare tutto e torno subito. Passiamo da voi. Passiamo alle maschere e balsami per i capelli. Allora vado a random,
Balsamo Organic Shop al jojoba e orchidea. Questo mi sa che era abbinato insieme allo shampoo, come lo era abbinato anche il balsamo concentrato alla lavanda. Alla lavanda per i capelli secchi, nutre e disciplina il crespo della Bios. Il balsamo alla rosa di Urtecram. Io spesso prendo shampoo e balsamo abbinati. Poi ho di Sobio, ho il balsamo che fa anche da maschera e da co-wash al karité. Poi di Equilibra mi sa, ne ho due balsami, uno balsamo protettivo all'argan e uno il balsamo idratante all'aloe. All'aloe foglie di ortica, sì. Ne ho sentito parlare malissimo dei balsami. Io ho provato quello al karité che all'inizio era ottimo e poi dopo un po' no. Poi ho il balsamo di Omia all'olio di macadamia, il balsamo miglio e vena di PH Bio, poi il balsamo di Natura Eco al baobab super nutriente, speriamo che sia meglio del suo fratellino Alizea. Poi ho il balsamo rivitalizzante l'estratto di lampone olio di argan di Natura Verde Bio, il balsamo all'olio di mandorle estratto di Ribes, sempre di Natura Verde Bio. Poi ho il balsamo lucidante della linea Care, lo scrub al cuoio capelluto, non sapevo dove inserirlo, vi faccio vedere qua, come anche questo tonico spray volumizzante della linea 11. Poi il balsamo alla camomilla e bardana di Io Bio. Questa linea la trovate al Tigotà insieme al suo fratellino di Yes All Bio. Poi ho il balsamo di Bio B. Il balsamo per i capelli sottili e sfibrati all'avena. Questo packaging carinissimo. Poi ho trattamento districante con olio di mandorle estratto di Ribes di Natura Verde Bio. Non so come mai oggi mi gira un po' la testa, boh. Poi ho di Domus Olio Toscana linea 11 il balsamo 3 in 1 idratante ristrutturante corpo e lucentezza. E ho anche la maschera 3 in 1, nutriente ristrutturante, corpo e lucentezza. Passiamo alle maschere. Allora, di Bios ne ho due maschere al cocco e mandorla, quelle da utilizzare nell'impacco pre-shampoo, comunque se fanno prima dello shampoo, sapete che le adoro, lasciano dei capelli spaziali. Infatti ne ho due. Poi in tubo ne ho... la maschera capelli al finocchio cedro rivitalizzante di Yes Natural All Bio. Poi ho la maschera capelli eucalipto e ginepro riequilibrante sempre di Yes Natural All Bio. Poi di Io Bio ho due maschere, una la camomilla e bardana e una il karité e lupolo fortificante. L'ultima in tubo che ho è la fitomaschera all'avocado per i capelli sfibrati di BioQ. Passiamo in barattolo. Allora, in barattolo ho quella di Natura Equa, maschera capelli ristrutturante alga bruna, questa qua. Ne ho anche quella al cocco che però ce l'ho in bagno in utilizzo. Poi ho maschera brillantezza istantanea al fico biologico e mandorla di Organic Shop. Poi ho la maschera infusione di nutrimento di Botanicals Fresh Care, questa della L'Oreal con un buon inci. Poi la maschera capelli districante alla canopa di PH Bio.
La maschera di Alchemilla ristrutturante fragola e panna. Ma perché è bagnato? Di Vital Care ho la maschera protettiva all'avena e camomilla bio. Eccola qua. Questa è la linea biologica certificata. Poi di Omia me ne sono rimaste due, le mie preferite, quella all'aloe e quella alla macadamia. Macadamia non l'ho ancora provata, la devo ancora provare, però generalmente le maschere della Omia mi piacciono. Poi ho questa qua che mi ha regalato la Stefania, grazie tesoro, della Shea Moisture 10 in 1. Questa è una maschera super, ha un buon ince ed è un barattolone, come un barattolone anche maschera, che qua si dice balsamo, ma secondo me è maschera, nutriente con olio di lino e rosa canina di Biofamily. Guardate che barattolazzo. Poi di Organic Kitchen ne ho due, quella al foglie di noci, ristrutturante, e quella al caffè anticaduta. E mi è rimasto anche un trattamento di Vrochet riparazione senza risciacquo, che io generalmente lo utilizzo quando vado al mare, così per proteggere i capelli. E niente ragazzi, io adesso vado a sistemare questo casotto. Spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se avete già provato questi prodotti. Io vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!